Amiche ed amici di The Black Studio Sport Live, un cordiale saluto dal Paolo Maddalena di Chieri, dal sottoscritto Aldo Baima e dal qui presente a fianco a me Davide Lucchese, che saluto subito. Ciao Davide. Ciao Aldo e ciao a tutti gli amici di The Black Studio Sport Live. Siamo qui per commentare la gara 2 della fase playoff che vede opporsi le padroni di casa del Fernera Chieri 76 contro Emil Bronzo 2000 Montale. Caro Davide, ti chiedo subito, alla gara 1 Fenera Chieri è andato a vincere in casa di Montale e quindi stasera vorrà chiudere i giochi. Sì Aldo, un Fenera Chieri che è andato a vincere 3-1 a Modena fuori casa, quindi una grande vittoria sicuramente. Ricordiamo le posizioni in classifica in questi gironi. Nel girone A il Chieri è arrivato terzo in classifica a 64 punti, mentre il Montale Modena è arrivato secondo però a 58 punti, quindi c'è un divario leggero di punti. Il Chieri ha dimostrato di essere un pochino più superiore di questo Montale che ha dovuto vincere fuori casa, e sappiamo che non è una cosa facile. Quindi stasera vedremo sicuramente un Emil Bronzo molto determinato per accedere alla gara 3. E tra l'altro il Fenera Chieri è ancora imbattuto nella regular season, qui vorrà appunto finire e chiudere il discorso, e quindi ti chiedo, cosa ti aspetti da questa gara? Chi vince stasera? Guarda, è una domanda da un miliardo di euro, perché è difficilissimo pronosticare questa partita. Abbiamo un Chieri, come ho detto prima, che è andato a vincere fuori casa, oggi è in casa, quindi è anche più avvantaggiato. Speriamo però che non si rilassi troppo per quel 3-1 di andata, mentre invece l'Emil Bronzo, che vuole assolutamente andare in gara 3, è importantissimo, quindi deve andare assolutamente a vincere stasera, ma sarà difficile perché fuori casa nella pallavolo è complicato vincere, ma sarà poi il campo a parlare. Speriamo di andare al tie break e di godersi una grandissima, spettacolare partita, Aldo. E dunque, dopo le analisi di Davide Lucchese, noi ci spostiamo in postazione. Voi rimanete con noi perché tra poco sarà volley time. A tra poco. La tensione c'è, come giusto che sia. La paura no, non può esserci. Hai passato 26 giornate a lottare, allenarti, sudare, combattere punto su punto per essere qui oggi a giocarti tutto. Tre tocchi per schiacciare la paura, tre tocchi per murare l'ambizione avversaria, tre tocchi per alzare la testa e vedere ancora lì, davanti a te, quel sogno possibile, chiamata O2. Chieri che scende in campo per chiudere il discorso. Montale, che vuole scrivere la parola impresa, dove nessuno quest'anno è riuscito a vincere. Dal Palo Maddalena di Chieri, buonasera da Aldo Baima e Davide Lucchese. Gara 2 della seconda fase dei playoff 2015 per salire in Serie A2 tra Fenera Chieri 76 ed Emil Bronzo 2000 Montale. Caro Davide, lo abbiamo anticipato in sede di presentazione, stasera vincere è l'unica cosa che conta. Sì Aldo, Chieri che non è mai stata battuta in questa stagione in casa, speriamo che stasera non distrugga questo tabù. Deve vincere per passare alle semifinali di questo playoff. Vogliono la 2 che purtroppo è stata mancata l'anno scorso contro per la perdita contro il Piacenza proprio ai quarti di finale, ma poi il Piacenza però è passato in Serie A2, quindi era una delle squadre più forti praticamente. Ci aspettiamo sicuramente una bella partita. Dall'altra parte un Montale che deve assolutamente vincere per andare in gara 3. È un po' nuova questa sede del Montale perché l'anno scorso è arrivata ottava in classifica. E allora intanto andiamo a leggere le distinte delle due squadre. Per il Fenera Chieri 76, allenata da coach Max Gallo, abbiamo col numero 3 Agostino il libero, col numero 5 Torrese, col 6 il capitano Soriani, 7 Sandrone, 8 Nasari, 9 Bersighelli, 10 Francesconi, 11 Curiazio, 12 Levoni, 13 Marcone, 14 Salvi, 15 Migliorin, 17 Moretto. Per Emil Bronzo 2000 Montale, allenato da coach Marcello Mescoli, abbiamo col 1 Scarabin, col 2 Belfiore, 4 Cigarini, 5 Nicolini, 7 Castellani Tarabini, 9 Brina, 10 Manni, 11 Capitano Mark, 13 Mascherini, 14 Masina e 17 Bottecchi, il libero. Caro Davide, mi piace sottolineare stasera come sarà importante partire bene in questa partita che, l'abbiamo detto, per Montale
è l'ultima spiaggia, altrimenti andrà a casa. Invece Fenerbahçe davanti al proprio pubblico, da imbattuta, vorrà assolutamente vincere. Esattamente come ho detto prima, Chieri che non può perdere, ma ahimè non può perdere neanche il Montale. Bisogna però partire bene, sì, come hai detto tu, ma anche conservare le energie per la fine, perché comunque potrebbe esserci un tie break. Devono assolutamente cercare di bilanciare le energie tra inizio e fine le pallavoliste. Dobbiamo assolutamente ricordare che la stessa gara si può seguire in diretta per il nuovo programma del nostro canale The Black Studio Sport Live su www.theblackstudio.it, la gara trasmessa da Eugenio, dal nostro collega Eugenio Bertone, ora proprio in diretta in radio. Tra l'altro voglio ricordare anche gli arbitri di questa sera, che sono: il primo arbitro è Riccardo Lucini, mentre il secondo arbitro è Gianluca Urbano, entrambi della Federazione Italiana Pallavolo di Lucca. Tra l'altro voglio anche ricordare il nostro staff di The Black Studio Sport Live, in particolare le riprese e la regia di Gabriele Lusco. E per ora vediamo che le ragazze sono già in campo e quindi siamo pronti ad iniziare, Davide. Quindi vediamo già i sestetti iniziali per Fenerbahçe: Bersigheli al palleggio, Salvi e Soriani i centrali, Lamoretto parte da opposto e Francesconi e Migliorin sono i centrali, mentre il libero Agostino entra ora in campo al posto di Salvi. Mentre dalla parte opposta abbiamo Tarabini, il palleggio, il numero 7 di Montale. Col numero 13 abbiamo l'opposto, Mascherini. I centrali, che sono sempre per Montale, col numero 10, c'è Manni, e abbiamo le ali, che sono il numero 9 Brina e il numero 11 il capitano Mark. Ovviamente Fenerbahçe che parte alla sinistra delle vostre immagini e le riprese che abbiamo detto curate da Gabriele Lusco, mentre Montale alla vostra destra. Ed è tutto pronto, vediamo già Beatrice Francesconi pronta ad andare in battuta per il primo punto di questa partita. Riceve in qualche modo, sbaglia la ricezione a Brina e quindi c'è l'ace di Francesconi, 1-0, partono fortissimo le padrone di casa. Subito primo errore, si sente che in trasferta è più difficile giocare. Intanto Francesconi. Ancora lei va a servire sempre su Brina, che ha qualche problema. Alza in qualche modo, svirgola, in questo caso l'opposto, Mascherini, e quindi c'è il 2-0, Chieri, partono forte. Sì, partono molto forte, già 2-0. Vediamo ancora lei, Francesconi, che sta facendo del male al Montale. Sempre lei, vediamo se andrà ancora a cercare Brina. Sì, questa volta riceve bene Tavarini, apre tutto per capitan Mark, che forse la palla viene toccata però dal muro di Soriani, e quindi c'è il primo punto per Montale, 2-1. 2-1 del Montale, ottimo il punto, ottima la schiacciata. È riuscito a trovare il tocco sul muro e quindi finalmente Montale sblocca il risultato e ora va al servizio con il suo centrale Manni. Riceve bene Francesconi, Bersigheli deve alzare in bagger, Migliorin deve buttarla di là, free ball per Montale. Tavarini, primo tempo per Belfiore, tiene bene Francesconi, Bersigheli apre dalla seconda linea per Moretto, qualche problema per Brina in difesa e c'è un gran punto dalla seconda linea di Sofia Moretto, 3-1 Chieri. Ottima Moretto, ottima la schiacciata, muro scalfito di Soriani che ha trovato qualche difficoltà lì da sola davanti alla rete, ma poi Moretto chiude veramente in modo splendido. Ed è proprio capitano Valentina Soriani che va a servire per il Chieri. Tutta col saltino. Ed è un altro ace, in questo caso Bottecchi e Brina si guardano in faccia, non vanno a intervenire, quindi c'è l'ace ancora per Chieri, 4-1. Dà fastidio il tamburello dei tifosi del Chieri al libero Bottecchi, incredibile. Già due errori molto strani per il Modena, deve assolutamente riprendersi e trovare la giusta condizione per andare a fare punti che all'inizio sappiamo, Aldo, servono come il pane. È importantissimo, sono partite male, infatti coach Mescoli ha chiamato il suo primo time out subito sul 4-1. Deve un attimo parlare con le ragazze perché potrebbe già essere un parziale difficile da recuperare poi. Eh sì, parziale che potrebbe essere difficile da recuperare. Ora vediamo però dopo questo time out se il Montale riesce a riprendersi. E si riprende dopo il primo time out chiesto da
da coach Mescoli, ancora Valentina Soriani, capitano del Fenerbahçe 76, che va a servire. Riceve bene Bottecchi, Tabarini apre dietro per Mascherini, tocca il muro, Francesconi va a intervenire, ma alla fine anticipa la Moretto e la mette fuori causa, e quindi c'è il punto di Montale 4-2. Sì, forse poco concentrata Francesconi, ma Mascherini, ottima schiacciata con ottima potenza, e mette in netta difficoltà la squadra del Chieri. Quindi il time out è servito. Ed è proprio lei, Margherita Mascherini, che va a servire. Tocca sul nastro, bene Salvi in ricezione, Bersighelli apre tutto per Migliorin, che tira giù una sassata, la tiene Bottecchi, ma free ball per Chieri. Moretto precisa per Bersighelli, apre di nuovo per Migliorin, ma stavolta il muro di Belfiore va a segno, e quindi 4-3, Montale si sveglia. Ma che cosa ha fatto Bottecchi, che cosa ha salvato su quella schiacciata potentissima, e poi anche un muro veramente organizzato bene, molto concentrato. Gran punto per il Montale. Ancora Mascherini va a servire, tocca di nuovo sul nastro, ancora Salvi bene in ricezione, apre tutto per Migliorin, che la tocca piano, intelligentemente, elude il muro stavolta e va a mettere il quinto punto, 5-3 per Chieri. Intelligentissima Migliorin, veramente grande esperienza, e qui Montale è beffata, si deve aspettare queste cose dal Chieri, perché il Chieri le fa. Ed ora Bersighelli, il palleggio di Chieri va a servire, battuta col saltino. Riceve bene Brina in questo caso, Tabarini apre dietro, la fast per Belfiore murata, allora Brina deve alzare dall'altra parte per Mark, tocca ancora il muro, Agostino precisa in difesa, Bersighelli apre dietro per Moretto, che forse elude il muro e va a trovare Brina ancora in difficoltà in difesa, e c'è il sesto punto, secondo per Sofia Moretto, 6-3. Sì, incredibile come era stata concentrata Castellani a prendere in bagger quella schiacciata proprio sotto rete, ma però stessa cosa non l'ha fatta Brina. Ancora l'alzatrice di Chieri, Silvia Bersighelli va a servire, sfiora il nastro, Brina qualche difficoltà, Bottecchi deve alzare in bagger per Mark, che deve gestire lungolina bello, difesa benissimo di Francesconi, Bersighelli va ancora con Migliorin in lungolina, in qualche modo si salva Montale, la palla dalla parte opposta, Francesconi benissimo in difesa, primo tempo per Salvi, e ancora una volta va a trovare in posto uno Martina Brina, che ha qualche difficoltà in difesa, lei altissima però ha qualche problema, e ora siamo su 7-3 Chieri. È già il secondo errore per Brina, ma molto concentrata la squadra di casa, la squadra locale, che ora è messa bene. Il turno di Bersighelli si fa sentire e va ancora lei a battere, ancora su Brina, che riceve con qualche problema, Tabarini deve andare con Pipe, attenzione, grandissima Pipe in questo caso di Mascherini, che da posto 6 va a trovare un bellissimo punto, 7-4. Sumenda, Pipe, Mascherini è partita molto bene e molto concentrata, stessa cosa però devono fare le sue compagne. Ed ora il capitano Diana Mark va a servire. Battuta flotta, qualche difficoltà per Francesconi, free ball per Montale, Tabarini subito dalla parte opposta, lei Castellani Tarabini, la palleggiatrice di Montale, porta il quinto punto per la sua squadra, 7-5. Castellani Tarabini, anche lei molto concentrata, 7-5, sta per recuperare la squadra fuori casa. Ancora Mark va a servire, bene Francesco in ricezione, Bersighelli apre per Sofia Moretto, ancora il muro, la tengono in qualche modo ma non ce la fanno, e quindi c'è il muro di Belfiore e Castellani Tarabini, ancora lei, 7-6. Sì, muro di Castellani Tarabini, che ha messo in netta difficoltà i locali. Sempre Capitan Mark va a servire, bene Agostino in ricezione, Bersighelli apre dietro per Migliorin, che tira giù un lungolina potente, preciso, e trova l'ottavo punto, che vuol dire primo time out tecnico per Fenera Chieri 76, avanti 8-6. Migliorin veramente stupenda schiacciata, possiamo dire così, anche facile, ma ha trovato quel buco libero che non deve lasciare la squadra fuori casa, e quindi adesso Chieri che sta vincendo 8-6. Stiamo tra l'altro vedendo una partenza folgorante di Chieri, ma alla fine tra un punto e l'altro è andato avanti 4-2, 5-2, e poi si è fatta un po' riprendere negli ultimi punti, quindi in tutto sommato ora, Davide, possiamo dirlo, equilibrio in campo. Equilibrio in campo, sicuramente è partita molto meglio il Chieri, però Montale che non demorde, che non perde subito la spugna e quindi cerca di recuperare, ce la sta mettendo tutta, anche se è molto molto sotto pressione per il colmo pubblico qua a Chieri stasera.
che sta dando qualche problema alla squadra fuori casa. Hai fatto bene a sottolinearlo tu, infatti Montale oggi deve fare l'impresa, praticamente se non vince oggi è fuori dal tabellone dei playoff, mentre il Chieri davanti al proprio pubblico vorrà sicuramente vincere. Ed ora è finito il primo timeout tecnico, siamo sull'8-6 e Ilenia Migliorin per il Chieri va a servire. Battuta col saltino, riceve bene Bottecchi, Tabarini apre tutto per Brina, lungolina che però troppo potente, non trova il tocco sotto muro e quindi c'è il nono punto per Chieri, 9-6. Nulla da fare, Brina sbaglia la schiacciata, va fuori e quindi ancora la Migliorin col numero 15 per questa battuta. Proprio lei col saltino che va a servire, battuta corta, Bottecchi in difficoltà, Tabarini deve alzare ancora per Brina che stavolta viene murata, però out. In questo caso Salvi e Moretto non hanno trovato il campo di Montale, quindi punto per loro, 9-7. Possiamo anche dire sfortunata Brina perché non passa la palla nell'altro campo, però gli è andata bene questa volta perché il punto del Chieri con questo muro che va fuori. Servizio di Belfiore, Versighelli apre per Francesconi che tira giù una diagonale potentissima sul quale proprio il centrale che aveva appena servito Belfiore non riesce a difendere, quindi c'è il decimo punto per Chieri, 10-7. Ottima la diagonale, molto potente, che riesce a prendere solo se sei davvero davvero concentrato. Ed è proprio il centrale Giulia Salvi che va a servire. Qualche difficoltà per Mark, Tabarini deve alzare in bagger, la palla lì, batti e ribatti sotto rete, alla fine forse viene fischiato un secondo tocco di Sofia Moretto dalla parte opposta e quindi punto Montale, 10-8. Il secondo tocco di Moretto, siamo 10-8, brutto errore però questo del Chieri. Ed ora c'è un attimo di pausa per ripulire il campo dopo il tuffo di Mark che aveva tentato di salvare questo punto e infatti è stato vincente, hanno trovato l'ottavo punto. Ed ora vanno a servire col numero 7 il palleggio Tabarini. Riceve bene Migliorini. Versighelli apre tutto per Francesconi che la tocca piano. Brina si butta e difende bene. Tabarini apre dietro per Mascherini. Tocca ancora il muro. Moretto tiene. Versighelli apre ancora lì per Francesconi che cerca una diagonale difficilissima. Apre troppo il compasso. La palla non trova il campo e quindi 10-9. Diagonale troppo difficile. Ha aperto veramente troppo il compasso. Ma ahimè va bene così, devono crederci la squadra di casa. Ancora il palleggio, Tabarini va a servire su Francesconi che riceve bene, Bersighelli primo tempo per Soriani, tiene ancora il muro, Mark precisa per Tabarini che apre dietro per Mascherini, ancora il muro vincente di Capitan Soriani che dà la grinta alle ragazze di casa, undicesimo punto per loro, 11-9. Il muro vincente di Capitan Soriani, veramente incredibile, stupendo questo muro. Bravissimo il capitano, deve continuare così il Chieri, si è ripresa dopo quel piccolo errore di prima. Ed ora infatti va a servire l'opposto, Sofia Moretto, battuta col saltino, riceve bene Bottecchi, Tabarini apre tutto per Mascherini, diagonale potentissimo, Francesconi ci mette una pezza, Migliorin deve rincorrere e andarla a riprendere, ancora per Francesconi che gestisce, Mark tiene bene in difesa, Tabarini apre di nuovo per Mascherini, ancora il muro, ancora Mark, ancora alzata in bagger per Mascherini, lungolinea, tiene bene Migliorin, Versighelli apre tutto per Francesconi che tenta di trovare un lungolinea e un tocco ma non c'è stato e quindi c'è il decimo punto per Montale, 11-10. Bellissima giocata questa, palla che si è tenuta molto in volo, l'arbitro non ha visto nessun tocco, quindi il punto è del Montale. E va a servire con Martina Brina. Battuta da fermo, riceve con difficoltà per Francesconi, la salvano, no, non ce la fanno alla fine. Qua praticamente è un ace guadagnato quasi per Martina Brina ed è l'11 pari, Davide. Esattamente Aldo, ora è Montale... si sta ricredendo, il Chieri invece che ha perso un po' la concentrazione, 11-11. Partita stupenda ora, e ancora la Brina va a servire da fermo, va Migliorin a ricevere, Bersighelli deve alzare in bagger per Francesconi che gestisce, ancora Brina bene in difesa, Tabarini apre per il capitan Mark, tiene il muro, Francesconi bellissima difesa, Bersighelli apre dietro in pipe per Moretto, ancora Brina a difendere. Tabarini apre per Capitan Mark, lungolinea bellissimo che elude il muro e porta Montale in vantaggio 12-11. Questa azione qua conferma il fatto che nel pipe è difficile fare punto perché devi dare molta potenza alla schiacciata. Adesso alla meglio il Montale, ottimo la giocata. Trend positivo per loro, prima volta che vanno in vantaggio, ancora va a servire Martina Brina.
battuta sempre da fermo, riceve qualche difficoltà per Francesconi, Bersighelli apre proprio per lei, che tenta ancora una diagonale, ma grandissima bottecchia in difesa, apre per Mascherini, ancora grandissima diagonale, grandissima difesa di Moretto, la pipe di Migliorin, ancora bottecchi tiene, Tabarini apre in bagger per Mark che gestisce bene Moretto in difesa, Bersighelli apre tutto ancora per Francesconi che cerca di nuovo lo stesso punto di toccare il muro, ma di nuovo non lo trova. Tredicesimo punto per Montaledan. Ottimo, ottima la difesa di tutte e due le squadre, si sono difese molto bene, ma non trova ancora il punto il Chieri. 13-11 per il Montale, adesso ci sarà Brina alla battuta, ma stiamo vedendo veramente una bella partita, forse squadre che si sono già capite. Cambio per il Chieri, è uscita Francesconi ed è entrata Marcone, e ancora lei, Martina Brina, che sta mettendo in difficoltà le ragazze di casa, va a servire. Battuta da fermo, subito su Marcone, Bersighelli apre proprio per lei, che gioca col muro, ancora bottecchi tiene, Tabarini apre dietro per Mascherini, diagonale ancora stretto, Moretto tiene, Bersighelli subito di là, free ball per Montale, bottecchi deve alzare lei per Mascherini che gestisce, ancora Bersighelli dietro al muro, Soriani deve alzare lei, seconda linea per Moretto, la tengono, ma è free ball per Chieri, Bersighelli subito, la prima per Soriani, ma alla fine in questo caso va a fischiare un quarto tocco. Secondo me c'era il tocco del muro di Montale, ma l'arbitro non ha fischiato per loro, e quindi 14esimo punto per Montale, 14-11. 14esimo punto per Montale, ma devo confermare assolutamente questa Moretto che sta disputando una grandissima partita, ragazza molto giovane, 19 anni, classe 1995, ha fatto 112 punti in questa stagione e 6 nella gara di andata. Una giocatrice che si sta confermando, una pallavolista buona. Ha difeso bene in questi due scambi che abbiamo visto, ma Montale alla fine è balzata dall'11 a 10 al 14 a 11, più 4 per loro, mini parziale 4 a 0. In questo caso time out chiesto da Max Gallo, perché qua devono risvegliarsi le padroni di casa. Veramente Montale che ha ribaltato completamente i giochi, abbiamo visto che il Chieri era partito molto bene, ma si stanno rilassando le squadre di le ragazze di Max Gallo. E quindi Montale che sta prendendo il sopravvento, Aldo. Ed ora ancora Martina Brina, va a servire lei, sempre da fermo, riceve bene Marcone, Bersighelli apre proprio per lei, che va in lungolinea, tiene bene Tabarini, deve alzare bottecchi in bagger per Mascherini, tocca il muro, ancora Migliorini in difesa, Bersighelli apre dietro per Moretto, diagonale bellissimo, ancora Tabarini, bottecchi di nuovo in bagger per Mascherini, che tocca il muro alla fine. Tra Capitan Soriani e Marcone la palla rimane lì e c'è il quindicesimo punto di Montale, non riescono a sbloccarsi le padroni di casa, Davide. Nulla da fare, è stata bravissima Mascherini a dare molta potenza a questa schiacciata, ma un muro molto fragile quello del Chieri, errore brutto, brutto, non mi è piaciuto. Non riescono a togliere il servizio di Martina Brina, che va ancora lei, su Migliorin che riceve bene, Bersighelli, primo tempo troppo difficile per Capitan Soriani, hanno cercato una fast B difficilissima, la palla era un po' bassa e quindi si va sul secondo timeout tecnico di questo primo set, avanti Montale 16-11, Davide. Finera Chieri si è fermato a quota 11 e da lì non si muove più. Ha sbagliato completamente l'alzata qua Bersighelli, sembra che stiano andando nel pallone le ragazze locali che devono cercare di riprendersi a tutti i costi, speriamo che si riprendano, perché se il Montale prende il sopravvento si fa dura. Ok che ci sono altri set, però Montale è iniziato molto bene lì nel bronzo. Sicuramente, poi abbiamo detto, devono fare la partita perfetta qua sul campo di Chieri, imbattuto quest'anno, ma in questo caso le ragazze di Max Gallo sono un attimo in difficoltà, devono un attimo riprendersi, perché qua la situazione devono riuscire a togliere questo servizio di Martina Brina che ha messo in difficoltà tutta la squadra. Certamente, ma siamo a Chieri, cioè in casa del Chieri, e quindi devono assolutamente vincere, perché devono confermare quello che hanno fatto durante la stagione. Non sono mai state battute qua al Pala Maddalene, ma e non puoi andarmi a perdere proprio la gara del quarto di finale di playoff. Vediamo se questo secondo timeout tecnico abbia portato i frutti, in questo caso per Fenera Chieri. Ancora Brina va, attenzione, Marcone deve buttarle di là, bottecchi tiene bene, Tabarini apre tutto per Capitan Mark, che diagonale è troppo stretto, in questo caso va out, finalmente si sblocca il tabellone per Chieri, dodicesimo punto per loro, ma Montale a quota 16. A quota 16, comunque il Chieri ha fatto un errore
grazie agli avversari. Questo qua non è un punto, possiamo dire così, guadagnato. Ora vediamo se riusciranno invece a guadagnarsi un vero punto in schiacciata o in pallonetto. Ed ora Marcone va a servire, intanto è entrata Masina per Brina. Proprio Bottecchi va a ricevere, Tabarini primo tempo dalla parte opposta di Manni, ma in questo caso va a fischiare un'invasione di Capitan Soriani sotto rete. Rimane perplessa il capitano di Chieri, ma 17-12 per Montale, Davide. L'arbitro vede l'invasione di Soriani, possiamo dire che è stata un po' sfortunata in questa occasione la squadra di casa. Intanto riparte ora Bersighelli, primo tempo per Capitan Soriani, che stavolta va a trovarsi a guadagnare il punto con una fast dietro da manuale. Punto per lei, punto per Chieri, 13esimo punto per Chieri, 13-17. Le vogliamo vedere così queste ragazze, con questa grinta, con questa determinazione. Bravissima Capitan Soriani. Ed è proprio lei che guadagna il punto e va a servire. Riceve bene Bottecchi, Tabarini apre tutto per Capitan Marchi, diagonale potentissimo proprio su Soriani, il centrale che aveva appena battuto, infatti esce ora per il libero Agostino, 18-13 per Montale. Nulla da fare, Soriani non riesce a difendere al meglio, sbaglia completamente il bagger, sicuramente schiacciata che era anche molto potente. Ora dalla parte opposta va Mascherini, qualche difficoltà per Marcone, deve alzare in bagger Agostino per Migliorin che deve gestire. Bottecchi riceve benissimo, Tabarini dietro, il primo tempo di bel fiore, ma viene stampata da Ilenia Migliorin che porta il risultato sul 18-14. Ilenia Migliorin gli fa la fotografia, grandissimo il muro, grandissimo il muro. E adesso c'è una leggera ripresa delle ragazze di Max Gallo. Ed è l'alzatrice, di nuovo lei, Silvia Bersighelli, che va a servire. Battuta col saltino, corta e trova l'ace. In questo caso Capitan Mark non riesce a ricevere la palla corta, flot bellissima. In posto 4 trova l'ace, punto di Chieri, 15-18. Ottima la battuta di Bersighelli, nulla da fare però per Capitan Merck che sbaglia completamente la ricezione. C'è un timeout tecnico. Timeout chiesto da Mescoli, infatti in questo caso l'avevamo vista prima Silvia Bersighelli andare a trovare l'ace anche nella rotazione iniziale, quindi era stato un trend positivo, infatti Chieri sarà portata avanti nei primi punti, ora è indietro ma sta recuperando proprio con lei che andrà ancora a servire dopo la fine di questo timeout. E secondo te cosa deve dire coach Mescoli alle sue ora? Coach Mescoli dovrà assolutamente dire che si devono ritrovare in ricezione e anche in difesa, devono migliorare il bagger, non va bene così, non puoi subire punto in battuta. Bersighelli però, ottima battuta, veramente stupenda. E vediamo proprio lei che va a prendere il pallone e va a servire, vediamo se andrà di nuovo a cercare Capitan Mark. Sì, e riceve bene in questo caso Tavarini, la fast dietro per Belfiore, tiene il muro, ancora palla per Montale, forse c'è stato un doppio ma l'arbitro non fischia, allora Salvi deve essere in bagger per Moretto, tocca il muro ed è vincente l'attacco di Sofia Moretto, gioca col muro e trova il 16esimo punto, 16-18. Il muro, la schiacciata vincente di Moretto, muro però che forse è stato anche sfortunato perché la palla è svirgolato a destra. Ora c'è una discussione tra Bersighelli e l'arbitro, forse Bersighelli è andata a dirgli qualcosa, a chiedergli qualche chiarimento perché aveva visto un doppio tocco. Sì, forse prima il palleggio era un po' sporco di Tabarini dalla parte opposta, infatti Bersighelli è andata a chiedere qualche spiegazione, ma proprio lei ora va ancora a servire. Va sempre su Marche che ha qualche difficoltà, Tabarini deve rincorrere, la pipe di Mascherini, salva tutto Migliorin, Bersighelli dietro per Sofia Moretto, tocca il muro, va Masina a difendere, palla dalla parte opposta, Migliorin tenta di attaccare ma tiene ancora, Montale, Tabarini apre per Marche il pallonetto, Bersighelli si tuffa, Agostino apre dietro per Migliorin, diagonale bellissimo, Bottecchi, difesa fantastica, Tabarini per Mark, ancora il muro, Bersighelli va ancora dietro a difendere, Salvi in bagger per Migliorin, tocca di nuovo il muro, Masina va a prendere, Tabarini in bagger per Mark che deve gestire, free ball per Chieri, forse la palla era anche fuori e infatti il secondo arbitro va ad avvisare il primo arbitro che la palla era passata fuori dall'asticella e quindi c'è il 17esimo punto di Chieri, 17-18. Fuori dall'asticella, 17esimo punto di Chieri, ma che bella giocata, veramente stupenda. Poi Bersighelli che sta
sta disputando una grandissima gara sia in battuta ma anche in fase difensiva. Ottima gara della pallavolista Persichelli, che ora si occuperà proprio di questa battuta. Altre discussioni dalla parte opposta di Capitan Marchi, in questo caso, che secondo lei la palla non era uscita dall'asticella, ma Persichelli sta trascinando la sua squadra con i suoi ace che mettono in difficoltà tutta la difesa di Montale. Ancora lei va a servire per trovare i 18 pari. Riceve bene Masina in questo caso. Tabarini apre tutto per Marchi, che viene stampata da Giulia Salvi, lei che porta il risultato sul 18 pari, Davide. E finalmente abbiamo visto anche qualche punto di Salvi, che ha fatto 328 punti totali in stagione. Incredibile, incredibile il muro stupendo di Salvi. E ancora Persichelli che va a servire. Servizio sempre su Marchi. Tabarini apre proprio per lei, che viene in questo caso stampata di nuovo, ma il muro è out, e quindi 19° punto per Montale, che si sblocca 19-18. Si sblocca in Montale dopo un periodo di gioco un po' negativo, ma mi devo correggere perché i 328 punti stagionali erano di Nazari, mentre Salvi ha fatto 271 punti in questa stagione. Ed ora è rientrata Brina per Masina, Marche va a servire su Marcone, Persichelli apre tutto per Moretto, tocca il muro ed è vincente ancora l'attacco dell'opposto di Chieri, Sofia Moretto, che porta il risultato sul 19 pari. Muro scalfito e palla che prende la direzione del fuori, e quindi questa va buona al Chieri, 19-19. Partita stupenda ora, ancora Ilenia Migliorin va a servire per le padrone di casa. Servizio col saltino corto in questo caso, tentava di metterla in posto 4 in diagonale, ma la palla si infrange sulla rete e quindi c'è il 20° punto di Montale, 20-19. Brutto errore di Migliorin, che non doveva farlo, perché in fase di parità 19-19 non devi permettere il vantaggio agli avversari. Ora cambio delle alzatrici dalla parte di Montale, è entrata Nicolini per Tarabini ed ora Belfiore va a servire. Qualche difficoltà Persichelli deve alzare in bagger per Marcone, che tira giù una diagonale potentissima. Belfiore tiene, Nicolini in bagger per Brina, diagonale bellissima, difesa fantastica di Agostino, la pipe per Migliorin, tocca il muro ed è vincente Ilenia Migliorin, porta il risultato sul 20 pari. Ilenia Migliorin, ottima la schiacciata, ma il Chieri sta giocando anche una grandissima partita in fase difensiva. Abbiamo visto Agostino che ha ricevuto molto bene, ma anche Migliorin con qualche difficoltà aveva ricevuto, ma c'è stata una buona collaborazione, poi è stata aiutata molto dalle sue compagne. Ottima la giocata difensiva del Chieri. E Montale cambia di nuovo il palleggio, ritorna Castellani e Tarabini dentro per Nicolini e Salvi va a servire, tocca sul nastro, Brina riceve bene, Tabarini apre proprio per lei, tocca il muro di Sofia Moretto, è out, e quindi Martina Brina trova il punto per Montale, 21-20. Sì, out il muro di Moretto. Ottima la schiacciata di Martina Brina. Ed ancora il palleggio di Montale, Tabarini che va a servire. Battuta col saltino, riceve bene Marcone. Persichelli, primo tempo di Soriani, vincente il primo tempo dietro. Persichelli e Soriani si trovano a meraviglia e trovano il 21° punto, che vuol dire 21 pari. Sì. Ottima la schiacciata di Soriani, ma appunto forse dovuto anche alla disattenzione di Castellani Tarabini, che poteva cercare di prenderla questa schiacciata, poteva farcela, non ci ha creduto però, e quindi il punto è del Chieri, 21-21. Sofia Moretto va a servire, battuta col saltino, va su Mark, Tabarini apre dietro per Brina, tiene bene Migliorini in difesa, Agostino deve alzare lei in bagger per Moretto, che deve gestire, si ostacolano Bottecchi e Brina dalla parte opposta, e quindi è un grandissimo attacco dalla seconda linea dell'opposto, sempre lei, Sofia Moretto sta giocando una partita davvero eccezionale. Sofia Moretto, Bottecchi però l'aveva presa bene, ma troppo difficile prendere questo, cioè, troppo difficile. E Chieri rosicando punti su punti si riporta in vantaggio in questa finale di primo set, 22-21, e proprio Moretto va a servire e ancora trova l'ace. Sofia Moretto sta portando di nuovo le padroni di casa davanti, 23-21, Davide. Incredibile Moretto, in estrema condizione fisica, molto molto positiva la condizione fisica di Moretto, davvero stupenda
E Mescoli dalla parte opposta va a tentare di fare un cambio, in questo caso viene redarguito di nuovo dall'arbitro. Esce Capitan Mark, entra il numero 1 Giulia Scalabrini per tentare di trovare una ricezione più fortunata per poi cercare di togliere questo servizio. Sofia Moretto che sta mettendo in difficoltà in questo caso Montale, ed ora Sofia Moretto è ancora lì pronta a dare fastidio a questo Montale che stava giocando bene, ma ora si è fatto riprendere e siamo sul 23-21. Ancora Moretto va a servire proprio su Scalabrini, qualche difficoltà, palla dalla parte opposta, free ball per Chieri, Moretto precisa per Bersichelli, apre tutto per Marcone, gioca col muro, Tarabini va a prenderla, Bottecchi apre in bagger dalla parte opposta per Mascherini, gioca col muro, Marcone va a difendere, Bersichelli apre proprio per lei che tira giù un lungolina che però va out, in questo caso non trova il tocco sul muro e quindi 23-22. Va out, 23-22, buon punto questo per Montale che si avvicina nel distacco e ora ci sarà la battuta di Martina Brina. E dopo aver riconquistato il servizio ritorna dentro Capitan Mark, di nuovo Scarabini fuori e di nuovo il turno di Martina Brina che prima ha messo in difficoltà tutto il Chieri, vedremo ora se riuscirà a ribaltare la situazione, ma in questo caso Max Gallo fa fermare gli animi perché ora Davide la situazione è difficile, complicata, siamo sul 23-22, siamo sul finale di questo primo set che è già molto importante per chi se lo aggiudicherà. Martina Brina, l'abbiamo detto prima, ha dato molta difficoltà sulla difesa, sulla ricezione di Chieri, ora sono indietro di un punto ma potrebbero riportarsi avanti. Sì, una Martina Brina che magari ha avuto qualche difficoltà all'inizio in difesa ma poi si è ripresa benissimo e sta portando la sua squadra praticamente con questi punti a un buon risultato. 23-22. Vedremo ora se ci sarà un grandissimo finale di questo primo set. Finisce un altro time out ed ora proprio lei, Martina Brina, va a servire. Battuta da fermo. Riceve benissimo Migliorin. Bersichelli, primo tempo di Soriani. C'è stato un tocco sotto rete di Manni e in questo caso Capitan Soriani va a trovare il 24esimo punto, che vuol dire set point. Davide, è il punto ottimo di Soriani che trova proprio un buco lì nella zona destra del campo del Montale, molto intelligente il capitano del Chieri. Benedetta Marcone va a servire per il primo set, riceve bene Bottecchi, Tabarini apre dietro per Mascherini, sorpassa il muro, ancora Marcone difende, in questo caso palla dalla parte opposta, Marcone si butta, la salva, palla dalla parte opposta, free ball per Montale, Tabarini apre dietro per Mascherini, tocca il muro ed è vincente in questo caso il diagonale strettissimo che va in posto 2 a trovare un varco e trova il 24-23. Punto vincente di Mascherini. Ma però come si sta difendendo bene il Chieri, Aldo, veramente in modo stupendo. Mascherini classe 94. Siamo sempre su set ball per Chieri, Manni va a servire, Agostino riceve bene, Bersichelli apre tutto per Migliorin, diagonale potentissimo, Capitan Mark la tiene, Tabarini apre dietro di nuovo per Mascherini, il muro vincente, Ilenia Migliorin, Capitan Soriani porta il risultato sull'1-0, si chiude questo primo set 25-23 e quindi avanti Chieri 1-0. Davide, il muro vincente, il muro strepitoso, roccioso, di marmo di Migliorin Soriani che porta a questo 1-0 in questa partita. 25-23, ma che sofferenza in questo set, che sofferenza. Sofferenza sì, e ora vediamo ancora Belfiore che ha qualcosa da ridire con l'arbitro in questo caso per quest'ultimo punto, ma alla fine il risultato dice 1-0. Cambio di campo per le squadre, vedremo ora il Montale alla vostra sinistra delle riprese curate sempre da Gabriele Lusco e il Fenera Chieri alla vostra destra, sempre in divisa blu. Ma Davide, dobbiamo dirlo, partita a corrente alterna, prima Chieri in vantaggio di molti punti, poi alla fine si è fatta riprendere, passato avanti Montale e alla fine tra una cosa e l'altra gli ultimi punti sono stati decisivi e Chieri se li ha portati a casa. Diciamo partita che si è fatta un po' difficile in questo set per entrambe le compagini. Chieri che si è ritrovata un po' in difficoltà all'inizio, ma anche il Montale verso la fine, poi ha avuto la meglio il Chieri, non poteva assolutamente perdere il primo set. Si sta confermando Mascherini, che nella gara 1, nella partita di andata, ha fatto 13 punti, mentre invece non tanto
Giulia Salvi, che per ora ha fatto solo 2 punti, invece nella gara 1 ne aveva fatti 16. Sì, infatti in gara 1 avevamo detto è andata a vincere Chieri 3-1, ora avanti sempre le ragazze di Max Gallo, ma in questo caso, come abbiamo detto prima, il primo time out tecnico era andato sull'8-6 per Chieri, il secondo sul 16-11 per Montale, quindi trend altalenante, ma comunque Davide, equilibrio in campo. Equilibrio in campo sicuramente. Nel secondo time out tecnico l'allenatore Mescoli avrà saputo raddrizzare molto bene la tattica di gioco della propria squadra, andando appunto a concretizzare questo 16-11. Tra l'altro, Davide, mi piace sottolineare come il capitano di Chieri, Valentina Soriani, ha dato la grinta e poi ha trovato i punti decisivi, mentre dalla parte opposta abbiamo visto capitano Diana Mark un po' in difficoltà. Esattamente, e sicuramente se dobbiamo commentare i due capitani, ovvero giudicarli, molto meglio Soriani in questo primo set, male, possiamo dire, interpretazione negativa di capitano Mark. Tra l'altro abbiamo visto anche molti cambi per cambiare appunto le fasi di questo primo set. Abbiamo visto il cambio che è forzato per Montale, perché dobbiamo dire Montale ha solo 11 ragazze, quindi Masina, che in realtà nasce come libero, deve andare a fare il cambio con Brina, che lei alta 1,90, non è molto forte in ricezione, e quindi ha sempre questo cambio obbligato perché la panchina è un po' corta, infatti. Sì, questo cambio secondo me è anche intelligente di mister Mescoli, però magari ti può andare a farlo continuamente, ti può andare a sbilanciare la tattica di gioco, quindi deve stare attento Mescoli e giocarselo bene questo cambio. Ed ora vediamo che è tutto pronto per questo secondo set, le ragazze sono di nuovo in campo, vediamo che è già pronta a fondo campo Martina Brina, di nuovo lei col suo servizio insidioso per Chieri. Direi, Davide, dalla parte di Montale nessun cambio rispetto al sestetto iniziale, dalla parte di Chieri ripartono le stesse con Sofia Moretto sugli scudi, anche se la Nasari non sta giocando. Sì, la Nasari non sta giocando, cosa che mi sorprende per i suoi 328 punti in stagione. Adesso è veramente tutto pronto, può partire la prima. Che va a servire, riceve bene Marcone, Bersighelli, primo tempo per Salvi, vincente il primo tempo di Giulia Salvi, l'hai chiamata prima Davide, non aveva fatto molti punti ma ora il primo tempo fantastico. Eccola qui, mi smentisce subito la Salvi, che trova quindi il terzo punto in questa partita, però una Castellani Tarabini che poteva fare meglio secondo me. Tra l'altro ho detto erroneamente prima che sono ripartite come il primo set, in realtà è ripartito come il finale del primo set con Marcone dentro per Francesconi, e ora Ilenia Migliorin va a servire. Tocca sul nastro e di nuovo la Migliorin, che aveva trovato un errore in battuta prima, che cercava una battuta insidiosa, di nuovo si ripete, altro errore, 1-1. Sì, è il secondo errore in battuta per Migliorin, che non sembra la sua cosa migliore oggi. Manni va a servire proprio su Migliorin, Bersighelli apre tutto per Marcone che tira giù una staffilata che si infrange il pallone tra le mani e il campo di Martina Brina e quindi porta il risultato sul 2-1. Sì, è stata molto bene, è stata molto brava Marcone a schiacciare la schiacciata, scusatemi il gioco di parole, però veramente è stata molto stretta questa schiacciata. Salvi va a servire su Bottecchi che riceve bene Tabarini, apre tutto per Capitan Mark, gioca col muro, Migliorin la va a prendere, Marcone deve appoggiare di là, Tabarini va a prenderla, Bottecchi deve alzare in bagger per Mascherini, diagonale potentissimo, Bersighelli ci mette una pezza ma è free ball per Montale, Tabarini primo tempo per Belfiore, vincente, va a trovare un attacco potentissimo su Giulia Salvi e quindi porta il risultato sul 2-2. Se Tabarini non è molto brava a difendere è molto brava ad alzare, ha alzato veramente una palla stupenda per Silvia Belfiore, primo punto, una schiacciata per lei in questa partita. Mascherini va, attenzione, primo tempo di Capitan Soriani, in questo caso la palla schizza fuori e quindi c'è il 3-2 di Montale che si porta avanti in questo secondo set per la prima volta. L'out di Soriani, palla quindi che va fuori, punto per il Montale, forse anche un po' di sfortuna per le locali. Mascherini va a servire su Migliorin che riceve bene, Bersighelli apre tutto dietro per Moretto, diagonale bellissimo sempre su Martina Brina, che l'abbiamo detto è bravissima in battuta e in attacco, lei alta 1,90 ma in difesa ha qualche problema. E si conferma per l'ennesima volta la partita stupenda di Sofia Moretto,
incredibile che ora è proprio lei alla battuta. L'hai chiamata tu e va a servire. Va a ricevere Mark, Tavarin deve alzare in bagra, la pipe per Mascherini, tiene bene Migliorin, Bersighelli apre tutto per Marcone, gioca col muro, Agostino va a difendere, Bersighelli apre di nuovo per Marcone che tira giù, una staffilata, benedetta Marcone, entrata per Francesconi, sta trascinando la squadra ed è entrata benissimo in campo Davide. Ma Marcone, incredibile, che punto, che schiacciata, che potenza! Ma che voglia, che determinazione, non so quanti aggettivi posso trovare, è stata una schiacciata eccezionale davvero. Ora ancora lei, Moretto, che fa del male oggi, sta facendo molto male al Montano. Vediamo se Chieri sfrutta ancora la sua battuta, va a servire Subrina che riceve bene in questo caso Tabarini, primo tempo dietro per Belfiore, la tiene ancora Moretto, Bersighelli la butta di là, attenzione Tabarini la tiene, primo tempo ancora di Belfiore dietro, Mark difesa ancora benissimo, ancora di nuovo il primo tempo dietro di Belfiore, trova il punto del 4 pari. Punto del Montale, ma fammi ancora commentare questa Moretto che è davvero in partita, ma non solo in battuta o in difesa o in schiacciata, in tutte le specialità, in tutte le specialità Moretto sta facendo bene e ora si fanno sentire i tifosi di casa. Marconi difende bene, proprio lei va ad attaccare, trova un tocco per eludere il muro, ma va out in questo caso e quindi Montale passa avanti di nuovo e siamo sul 5-4 ora. Sì, l'out di Marcone, peccato, poteva andare in schiacciata, poteva cercare una migliore soluzione e ora quindi ci sarà la battuta di Capitan Mark che deve rifarsi dopo un primo set che non è stato un granché. Ed ora c'è un attimo di pausa per ripulire il campo dopo i tuffi di Montale, ma abbiamo visto prima le alzate di Tabarini, praticamente tre alzate fotocopia, sempre primo tempo di Belfiore che ci ha provato una, due, tre volte, poi ha trovato il punto e ora Montale di nuovo avanti 5-4 e ora il campo è di nuovo pulito e Capitan Mark può andare a servire. Può andare a servire Capitan Mark, Montale avanti 5-4, deve stare molto attenta la squadra di casa. Riceve bene Marcone, Bersighelli apre in bagger per Moretto, deve gestire, free ball dalla parte opposta, Tabarini, primo tempo di nuovo di Belfiore che trovano questo sempre, questo primo tempo fantastico. Castellani Tarabini apre dietro per Belfiore e trova un attacco bellissimo, stretto e trova il sesto punto 6-4. Questo sembra essere il set di Belfiore in 6 punti del Montale, ne ha fatti due proprio lei, schiacciata, schiacciata molto bella, molto impetuosa che mette in estrema difficoltà la difesa del Fenera. Primo tempo dalla parte opposta degli Soriani, la tiene Bottecchi, Tavarini deve alzare per Brina che deve gestire, Marcone cosa va a prendere? La pipe di Moretto ed è vincente, ma questo punto è di Sofia Moretto, ma fammelo dire, più di metà del punto è tutto di benedetta Marcone. Che cosa ha preso Davide? Ma cosa va a prendere Marcone? Cosa va a prendere Marcone? Proprio da A1, da A1 ci fa vedere questa specialità incredibile col pugno. Stupenda Marcone, ma Moretto ancora lei a fare questo punto in schiacciata. Ed è proprio lei che ha salvato questa palla incredibile. Benedetta Marcone è entrata benissimo in questa partita, va a battere. E ora l'ho elogiata troppo Davide, in questo caso si è esaltata e il suo servizio è andato out e quindi punto di Montale 7-5. Dopo quel tocco di classe si è esaltata troppo. C'è da dire che Moretto ha già fatto 7 punti. E ora va a servire Belfiore su Agostino che riceve bene Bersighelli, inventa tutto lei! Lo sappiamo che Silvia Bersighelli ha queste idee, durante tutta la regular season lei ha portato a casa 87 punti personali, lei che è l'alzatrice, ma ogni tanto inventa questi punti che sono alla fine vincenti Davide, 6-7. Sì, è seconda nella classifica delle alzatrici del girone A, veramente eccezionale. Riesce a trovare dei punti incredibili, 7-6 per Montale adesso. Soriani va a servire su Mark che riceve bene Tabarini, cerca di copiare esattamente cosa ha fatto prima Bersighelli e ce la fa e alla fine punto della Tabarini e quindi 8-6, si va sul primo timeout tecnico di questo secondo set, avanti Montale. È stata molto intelligente qua Tabarini a metterla in quel modo e quindi a mettere in difficoltà appunto la difesa del Chieri, ha copiato praticamente la sua avversaria da una parte all'altra. Una bella partita, una bella partita, mi sto divertendo, siamo 8-6 per il Montale,
sicuramente non sarà facile adesso per il Chieri, perché ora il Montale, essendo sotto di un set, darà ancora di più l'anima per vincere questo set e quindi pareggiare i conti. Vedremo chi avrà la meglio, siamo solo all'inizio del set praticamente, Aldo. Hai fatto bene a sottolinearlo tu, infatti Montale se l'è giocato il primo set 25-23, ma ora deve fare la partita perfetta. Ha iniziato bene in questo secondo set, che tra l'altro mi piace sottolineare, il primo time out tecnico del primo set era avanti Chieri 8-6, ora avanti Montale 8-6. Penso un po', si ribaltano completamente le cose. Veramente, veramente bella questa. Ed ora questa combinazione di timeout tecnici, diciamo. Esatto, gioco di numeri. Ed ora si riprende dopo il primo timeout tecnico. Mascherini, scusate, Castellani Tarabini, alzatrice che ha conquistato l'ottavo punto, è già pronta a fondo campo per servire. Un attimo di attesa perché il secondo arbitro sta controllando di nuovo le formazioni. Primo arbitro si guarda un attimo perplesso, perché qua sotto stanno aspettando. Sì, c'è qualche problema, stanno aspettando il fischio del primo arbitro. Se non è pronto il secondo arbitro, ovviamente non si può iniziare. C'è un attimo di defiance sul refertista qua sotto la nostra postazione, ma ora può andare a servire. Riceve bene Migliorin, Bessighelli apre proprio per lei, che sorpassa il muro, ma difende bene Mark, Bottecchi in bagger. Per Mascherini, tiene benissimo Moretti in difesa, Agostino in bagger dietro per Migliorin, ancora Bottecchi, difesa fantastica, Brina deve alzare in bagger, di nuovo per Mascherini che apre tutto col polso, ma Marcone apre in bagger per Migliorin, difesa fantastica da parte opposta. E qua finalmente posso dirlo, prima c'è stato un boato di tutto il Pala Maddalene su quel tocco sporco del palleggio di Montale, in questo caso va a fischiare l'arbitro il palleggio sporco di Tarabini, e quindi c'è l'8-7, Chieri si fa sotto. C'è l'8-7, ma che bella giocata, difesa veramente stupenda da parte opposta, soprattutto dei due liberi che hanno saputo difendere in modo eccezionale. Eccola qua la Bersighelli, va a servire lei, qualche problema per Mark, apre in bagger per Mascherini che si fa stampare in testa praticamente il suo attacco da Moretto e Salvi che rigono una muraglia fantastica, e quindi c'è l'8 pari, Davide. Il muro veramente stupendo di Moretto e Salvi, che adesso se Moretto la fai alleare con qualche sua compagna diventa il doppio della forza, il doppio della potenza, incredibile. Ancora la Bersighelli. Vediamo se si portano avanti proprio con i servizi di Bersighelli, che sono stati insidiosi nel primo set. Proprio Mark va a ricevere in qualche problema, ancora in bagger, apre per Mascherini che però trova un attacco fantastico in diagonale, perfetto, preciso, in posto 5 trova un varco ed è 9-8 per Montale. 9-8 per Montale, ottimo il punto degli ospiti, ottima la diagonale di Mascherini. È riuscita proprio a deludere il muro in questo caso, prima si è fatta stampare in faccia, ora ha aperto il compasso col polso, va a giocare, e Moretto e Salvi erano un po' stretti in zona 1, ma ora va ancora a servire. Bersighelli apre dietro per Migliorin che si fa stampare, ma tiene Bersighelli in qualche modo, palla dalla parte opposta, free ball per Montale, Bottecchi precisa per Tabarini, primo tempo di Manni ed è vincente in questo caso. Giulia Salvi si porta il pallone indietro e alla fine trova il punto di Montale 10-8. Vincente il muro di Salvi, ma Manni non ha fatto una schiacciata molto entusiasmante. Il pubblico che cerca di distrarre in fase di battuta gli ospiti. Brina va a servire, qualche difficoltà, primo tempo di Salvi, ma Silvia Bersighelli che cosa è andata a prendere? La ricezione non era proprio precisa, era sotto rete, ma lei a due mani è andata a rimettere il pallone preciso per il primo tempo di Salvi. Fantastico punto, Dante. Fantastico punto di Bersighelli, ma si sta distraendo un po' troppo la compagine ospite. Allora Migliorin va a servire, Bottecchi qualche difficoltà, Tabarini apre in bagger, Mark può solo appoggiare di là, free ball per Chieri, Agostino precisa per Bersighelli, apre tutto per Marconi, difesa fantastica, palla di nuovo di là, free ball per Chieri, Bersighelli, primo tempo di Salvi, stavolta Manni tiene, e in questo caso però Giulia Salvi è andata a commettere il tetto dalla parte opposta, ha messo le mani quando non poteva, e quindi punto di Montale 11-9. Ingenuità di Giulia Salvi che commette questo errore che dà l'undicesimo punto al Montale. Manni va a servire su Agostino che riceve bene, Bersighelli apre dietro per Sofia Moretto che cavalca il muro, ma c'è Mascherini,
Belfiore apre in bagger dietro per Capitan Mark, che tenta di scavalcare il muro, ma la Moretto è intelligentissima a rimanere in volo e trova il punto per Chieri, 11-10. Cosa ti ho detto io? Il doppio della potenza questa Moretto, il doppio della potenza se la fai alleare poi con la Salvi, che è una delle più forti della squadra chierese. È chiamata ora e va proprio lei a servire. Subotecchi che ha qualche problema, Belfiore da alzare in bagger, Brina dalla parte opposta, free ball per Chieri, Migliorin precisa per Bersighelli, apre dietro per Moretto, tocca il muro e Bottecchi e viene messa fuori tempo, e quindi ancora lei, Sofia Moretto, trova l'11° punto, che vuol dire, Davide, 11 pari. 11 pari, ma la schiacciata derompente di Moretto, veramente incredibile, eccezionale questa Sofia, che mi ha messo in netta difficoltà la difesa avversaria. Ancora Giulia Salvi va a servire su Brina, che riceve bene questa volta, tocca per Mark, la tocca piano, va a salvare Bersighelli, Marconi deve buttarla di là, primo tempo di Belfiore, tiene in qualche modo, ma palla ancora dalla parte opposta, free ball per Montale, Tabarini, di nuovo il primo tempo di Belfiore, che da una parte all'altra, prima in posto 4, adesso in posto 2, stavolta Bersighelli non trova il doppio miracolo e quindi punto di Belfiore, punto di Montale, 12-11. Punto di Montale, grande Belfiore, il primo pallonetto del Montale l'avevano capito le giocatrici del Chieri, ma il secondo no, Bersighelli non riesce a trovare bene, a difendere bene questo pallone, e quindi ora vediamo alla battuta proprio Margherita Mascherini. Lei l'opposto di Montale va a servire su Marcone, primo tempo di Capitan Soriani, ancora lei, quando riceve bene Chieri, Bersighelli può aprire questi primi tempi fantastici, una volta per Salvi, una volta per Soriani, e Capitan Soriani porta il risultato su 12 pari. Capitan Soriani veramente eccezionale, schiacciata stupenda, collaborazione ottima della squadra. Ed è ancora lei, l'opposto di Chieri, non è Fefe Nazari ma è Sofia Moretto che va a servire. Brina tiene bene, Tabarini apre per Capitan Mark, tocca il muro, Agostino difende benissimo, Bersighelli apre per Marcone, diagonale stretto, ma Mark tiene ancora, Tabarini apre proprio per lei, che tenta di trovare un tocco ma non lo trova, pallone troppo alto, e quindi c'è punto di Chieri che si riporta in vantaggio 13-12. Out del Montale, poco intelligente questa schiacciata, va di fortuna al Chieri, 13-12 adesso per i locali, ma che partita, c'è un equilibrio netto, Aldo, un equilibrio devastante. Ed è ancora lei, Sofia Moretto, che va a battere su Brina, che ha difficoltà, allora free ball per Chieri, Bersighelli primo tempo dietro di Capitan Soriani, che va a prendersi la free ball, la serve bene per Bersighelli, passa dietro in posto 2 e va a fare una fast B da manuale, Davide. Capitan Soriani che adesso inizia a macinare punti, ma addirittura in fast, incredibile, ha già fatto 2 punti di muro e 4 di schiacciata, ottimo. E ancora il servizio di Moretto, che sta mettendo in difficoltà Montale dalla parte opposta, Brina ora precisa per Tabarini, tenta la fast per Belfiore, Migliorin tiene, Bersighelli apre dietro per Moretto, che va a trovare un attacco pazzesco, diagonale stupenda, era difficilissima, lei che è mancina ha trovato un attacco in diagonale stupendo tra posto 1 e posto 2, 15-12 per Chieri ora, Davide. Aldo, io non ho più parole per questa ragazza, per questa Moretto, che mi sa sorprendendo, sta confermando quello che sto dicendo, ma è una ragazza che forse merita questa A2, il Chieri merita questa A2 perché sta giocando molto bene, spero per la Moretto una grandissima e brillante carriera per il suo futuro. Ma infatti l'abbiamo detto e lo stiamo ripetendo più e più volte, sappiamo che il primo opposto di Chieri in teoria sarebbe Federica Nazari, ma in questo caso Sofia Moretto è sugli scudi, la sta sostituendo alla grande, e quindi ora time out per Montale. Mescoli cerca un attimo di parlare con le sue ragazze, perché stanno subendo questi servizi sempre di Sofia Moretto, che ora è di nuovo pronta a fondo battuta per battere ancora, e siamo sul 15-12 ora per Chieri. Va col saltino Mark, qualche problema, Tabarini deve rincorrere in bagger, alza per lei che deve gestire, Agostino cosa va a difendere, Bersighelli apre tutto per Marcone, che però in questo caso pensava di trovare un muro fuori, ma in realtà la palla trova il campo, e quindi muro vincente di Montale, 15-13.
muro roccioso, muro intelligente che riesce a tenere il campo in quella posizione lì. È difficile tenerla in campo, di solito va quasi sempre fuori, ma questa volta veramente muro vincente del Montale, che si porta a 13 punti e quindi a due lunghezze dal Chieri. Ora cambio per Montale, è entrata Giulia Scalabrini, che proprio lei va a servire al posto di Capitan Mark. Servizio da fermo su Migliorin, che riceve bene Bersighelli, primo tempo per Soriani, ancora loro, la premiata ditta Bersighelli Soriani, primi tempi fantastici ed ora siamo sul 16-13, secondo time out tecnico di questo secondo set. Chieri sta prendendo il largo, Davide. Chieri che può prendere il largo, ora è avanti di 3 punti e può fare molto bene, può andarsi anche a prendere questo set e magari andare anche a chiudere sul 3-0 se continuano così. Coppia stupenda Bersighelli-Soriani, ma anche l'altra coppia Salvi-Moretto, deve farle giocare il più possibile coach Max Gallo, perché così si mette a posto la partita. Sono in ottima condizione fisica, in ottima forma, quindi deve assolutamente farle giocare, non cambiarle troppo. Hai fatto bene a sottolinearlo tu, sono in un ottimo momento fisico e mentale in questo caso, perché siamo su 16-13, secondo time out tecnico. Erano partite malino, lo dobbiamo dire, in questo caso non trovavano gli automatismi giusti, ma ora che hanno messo a posto la ricezione e la difesa riescono a fare questi primi tempi al bacio, possiamo dire, per Soriani e Salvi. La Bersighelli sta salendo in cattedra. Certamente, hanno messo molto a posto la ricezione e la difesa, soprattutto il muro con questa coppia Salvi Moretto. Ora non so se è andata a consigliarla Max Gallo, penso proprio di sì. Veramente stupendo questo muro, stupenda l'organizzazione tattica del Chieri. Si riparte con Marconi nella parte opposta e ora c'è un altro primo tempo dietro fantastico per Silvia Belfiore, che va a trovare il punto di Montale. Non abbiamo parlato della Belfiore prima, anche lei primi tempi, una volta, due, tre, alla fine trova il punto, 16-14. Ci smentisce subito, ma forse è solo un errore di percorso. La Belfiore, 4 punti in questa gara per ora. Primo tempo dietro alla parte opposta di Soriani, che alla fine tenta di fare una cosa difficilissima, ferma il braccio, elude il muro, ma alla fine la palla esce di un centimetro, forse due, e punto di Montale, 16-15. Guardi, io direi 2 millimetri, sfortunata la Soriani in questo caso. Ancora la Belfiore va a servire, ma in questo caso la palla si infrange sul nastro, poteva essere il punto del 16 pari, invece 17-15. Nulla da fare, strano la Belfiore, che forse la battuta non è proprio la sua specialità, come la schiacciata, che invece è riuscita a fare molto bene. Il capitano Soriani dalla parte opposta è già pronta a servire, va col saltino, riceve bene Bottecchi, Tabarini apre dietro per Mascherini, che deve rincorrere una palla difficilissima e alla fine trova il tocco di Lenia Migliorin. Davide, fammelo sottolineare, questo attacco di Mascherini era difficilissimo, doveva fare almeno 3 o 4 metri in rincorsa ed è riuscita a trovare un tocco ed è il punto che vale 17-16. Sì, è stato eccezionale Mascherini a fare questo punto, sfortunato però il tocco di Migliorin che porta la palla fuori. Tabarini va a servire dalla porta opposta a Migliorin, va ad attaccare Bottecchi, difende benissimo, Tabarini ancora per Brina, tiene benissimo Agostino dalla porta opposta, Bersighelli apre tutto per Migliorin, ancora difesa fantastica di Bottecchi, Tabarini ancora per Brina e dalla parte opposta tra Bottecchi e Agostino, la lotta tra i liberi, alla fine vince la Bottecchi, punto di Martina Brina, 17 pari Davide. Oh Aldo, vuoi l'esperienza, vuoi che sono forti, vuoi che sono devastanti, ma Silvia Agostino ha difeso in modo ottimo, la Bottecchi però ancora di più Ilaria Bottecchi, stupenda. Si riparte Bersighelli, apre per Migliorin, tocca il muro ed è fuori, in questo caso l'intelligenza di Migliorin, andare a giocare con le mani della Manni, gioco di parole scusatemi, in questo caso punto di Chieri 18-17. Sì, punto di Chieri 18-17, ora si mette un po' meglio per il Chieri. Ed è proprio il turno di Silvia Bersighelli che ha messo in difficoltà più e più volte la difesa di Montale, vediamo ora come andrà. Va a servire su Bottecchi che riceve bene Tabarini in bagger per Mascherini, palla difficilissima sotto rete, forse c'è un'invasione, giocano ancora lì sotto rete, ma alla fine il punto è di Chieri, va a fischiare l'arbitro il doppio, in questo caso palla alzata sporca e quindi 19° punto di Chieri, 19-17. Il doppio, è stata fortunata la squadra locale qui,
a ritrovarsi questa palla un po' strana che ha messo in netta difficoltà le ospiti emiliane. Tavarini apre per Mascherini, tocca il muro, vanno a scontrarsi Marcone e Agostino, apre tutto per Sofia Moretto, diagonale bellissimo, e in questo caso c'è l'invasione sotto rete di Manni e quindi punto di Chieri, che è il 20esimo, 20-17. E ora se ne va a tre lunghezze il Chieri, e adesso mancano 5 punti, deve mettercela tutta. Infatti chiama proprio il time out Max Gallo. In questo caso, scusate, Mescolini ha chiamato il timeout. Mescoli. In questo caso timeout chiesto da Mescoli, perché erano su 17 pari Davide, ma ora il servizio di Bersighelli, il suo turno, mette sempre in difficoltà questo Montale, che era 17 pari, ma ora è di nuovo mini parzelle 3-0, 20-17. Chieri se ne va in questo finale. Ora Mescoli deve cercare di riaggiustare le cose, perché con un 2-0 si mette molto male. Abbiamo visto molte volte che i 2-0 sono stati ribaltati, da 2-0 poi ha vinto 3-2 la squadra che stava perdendo. Però il Chieri qua in casa non ha mai perso, forse anche aiutata da questa tifoseria stupenda che ci sta mettendo del suo, e sicuramente sta contribuendo a questa momentanea vittoria del Chieri. Ancora Bersighelli va a servire su Bottecchi, Tabarini apre dietro per Brina, tocca il muro e Bersighelli alla fine era posizionata bene in posto 1, ma il tocco del muro l'ha messa fuori causa e quindi punto di Montale 20-18. Difesa della Bersighelli distratta dal tocco del muro. Ci sarà ora la battuta di Brina. Ed ora c'è il cambio di Montale, entra Cigarini, lei alta 1,90 al posto di Manni per tentare di murare in faccia e recuperare questi due punti. Martina Brina, l'abbiamo vista prima, che ha messo in difficoltà Chieri dalla parte opposta, va a servire lei profondo, attenzione, la tengono in qualche modo, free ball quindi dalla parte opposta per Montale, Bottecchi precisa per Tabarini, apre dietro per Mascherini, tiene tutto Agostino, Marcone deve buttare di là Moretto, ancora Bottecchi, bellissima difesa, Mascherini va proprio su Scalabrini che è appena entrata, Bersighelli dietro per Migliorin che trova un punto fantastico, la parallela, il lungolina stupendo, apre col polso, gioca, elude il muro, trova un lungolina fantastico, 21-18 Davide. Tripla difesa stupenda di Agostino, veramente eccezionale il libero del Chieri che veramente riceve un punto nettamente conquistato, fatto da una Migliorin, in ottima forma. Ed ora è rientrata Francesconi, che aveva iniziato il primo set al posto della Marcone, e Ilenia Migliorin, proprio lei, va a servire su Bottecchi che riceve bene, Tabarini apre dietro per Mascherini, ancora il muro, Bottecchi precisa la parte opposta per Scalabrini, bene Agostino in difesa, Bersighelli apre dietro per Moretto, deve gestire, Masina tiene, apre tutto dietro Tabarini, ancora difesa fantastica di Bersighelli, Agostino va per Francescone, deve gestire, Bottecchi la prende, Tabarini per Scalabrini che alla fine si fa stampare in faccia da Giulia Salvi, e quindi il risultato, punto per Chieri 22-18. Giulia Salvi, muro eccezionale che adesso porta il Chieri in alto, porta il Chieri alle tre lunghezze che la separano dal secondo set che decreterebbe il 2-0, ma adesso sono in netta concentrazione le due squadre, perché da una parte c'è il Chieri che può fare il secondo set e invece il Migliorin fa servire, primo tempo di Manni ed è out in questo caso, Manni va a protestare, aveva visto il pallone dentro ma non è bastato, lei che era rientrata in questo caso per Cigarini ed è anche entrata Masina per Brina, il solito cambio dietro e punto di Chieri, ancora Migliorin va a servire su Bottecchi che ha qualche problema, la salvano in qualche modo, Masina dalla parte opposta, Migliorin precisa per Bersighelli, apre dietro per Moretto, diagonale troppo potente in questo caso, però va out e c'è il 23-19, va out, però sfortunata qua la Moretto, diagonale troppo difficile, comunque stavo dicendo prima che l'azione mi ha interrotto, è un Montale che ora sta giocando molto duro perché deve cercare di non far vincere questo set al Chieri, perché sennò si metterebbe male nel 2-0.
Allora Gilda Manni va a servire. Agostino lo tiene bene, Bersighelli apre tutto per Francesconi, diagonale, bellissimo, preciso, pulito, alla fine si scusa anche perché è finita sullo slancio dalla parte opposta, ma è punto di Chieri, che vuol dire set point 24-19, Davide. Ottima la diagonale di Francesconi, adesso ne manca solo uno, la differenza è di 5 punti e sarà difficilissimo per il Montale farne 5 con questo Chieri imbizzarrito, che vuole questo 2-0. Salvi va a servire su Mazzini che ha qualche problema, Tabarini deve alzare in bagger per Scalabrini, tocca il muro, ancora Salvi va a difendere, Bersighelli apre tutto per Francesconi, diagonale bellissimo che trova la fine del campo dei 9 metri, va a baciare la linea del fondo campo e trova il 25esimo punto, 25-19, si chiude anche questo secondo set, Davide 2-0 Chieri. Ed è Beatrice Francesconi, bea per gli amici, che va a chiudere questo set, 2-0 per il Chieri, 2-0 per il Chieri, adesso manca solo più un set che la separa dalla semifinale dei playoff, Montale è in netta difficoltà, ma chiunque viene al Pala Maddalene si trova in estrema difficoltà. È stato un finale fantastico, infatti dobbiamo sottolineare l'intelligenza di Max Gallo a far ruotare le sue ragazze. Avevamo visto nel primo set, aveva iniziato la Francesconi un po' in difficoltà, era stata sostituita dalla Marconi che l'ha sostituita egregiamente per più di un set, poi alla fine ha avuto qualche problema, ha fatto rientrare la Francesconi che era rilassata, ha tirato giù due stampatone che hanno dato poi il punto definitivo del 2-0 e quindi ottima gestione dei cambi di Max Gallo. Ottima gestione dei cambi anche Max Gallo, veramente un mister molto molto esperto. E comunque c'è da dire che anche la Lilliput settimo ha trovato della difficoltà contro il Chieri, 71 punti in classifica, pure andata a perdere qui al Pala Maddalena. Eh sì, tra l'altro nella regular season 3-2-3-2 hai fatto bene a sottolinearlo tu, la Lilliput che è andata a vincere in gara 1 contro il Porcia per, diciamo, senza problemi. Lilliput che è passata come prima della classe nel girone A, è andata a scontrarsi con la prima del girone B che era appunto il Porcia. In gara 1 ha vinto Lilliput 3-1, tra l'altro Radio Cronaca che potete rivedere sul nostro sito www.theblackstudio.it, da grazie a Eugenio Bertone che tra l'altro è al nostro fianco a commentare in diretta sempre sulla radio del nostro sito questa partita fantastica. L'abbiamo detto Davide, 2-0 Chieri, comunque Montale è riuscita a dare fastidio più e più volte, ma alla fine nei punti decisivi si è persa per strada e Chieri è 2-0 avanti. Diciamo che il Montale ha sentito la pressione di questo Chieri che sta giocando veramente una grandissima partita, sente anche la pressione del pubblico. Dobbiamo ricordare che adesso stanno giocando in contemporanea l'altro playoff, Covemme San Lazzaro Bologna, Eurospin Ford Sara Pinerolo, che era finito 3-0 per il Covemme San Lazzaro in gara 1. Quindi un Chieri che in caso di vittoria potrebbe incontrare il Covemme San Lazzaro. E tra l'altro mi è servito un assist fantastico, ci arrivano notizie che proprio da San Lazzaro ora sono sul risultato di 1-1, che lo diciamo al nostro pubblico, chi vincerà, chi passerà dalla parte opposta tra Eurospin Ford Sara Pinerolo e Covemme San Lazzaro incontrerà la vincente di questa partita che ora è avanti 2-0 Chieri e si rinizia sul terzo set con Ilenia Migliorin già pronta a servire a fondo campo. Va col saltino, riceve bene Bottecchi, Tabarini deve rincorrere in bagger, alza per Mark, tenta di trovare un tocco del muro, lo trova, infatti Giulia Salvi, fair play, alza la mano per dire ho toccato e quindi punto di Montale 1-0. Trova il tocco, sfortunata la squadra di casa, fortuna invece per il Montale. Dalla parte opposta Giulia Manni va a servire, riceve bene Agostino. Bersighelli, primo tempo di Giulia Salvi che va a stampare un attacco pazzesco che Manni non può proprio andare a prendere. Da una parte all'altra, prima ha toccato e ha dato il punto a Montale, ora se lo va a prendere 1-1. Attacco devastante che praticamente è sotterrato, tra virgolette, Manni, e ora si riprende. Brina riceve, Tabarini apre tutto per Mark,
forse non è passata, ma alla fine è, infatti in questo caso il secondo arbitro Urbano va ad aiutare il primo arbitro e va a fischiare il quarto tocco. La palla infatti non era passata, c'è qualche discussione di Montale e infatti il primo arbitro va a tirare fuori un cartellino giallo per Montale. Devono un attimo calmarsi, Davide, perché se perdono la concentrazione ora siamo sul terzo set, è decisivo. Esattamente, l'ammonizione mi sembra che sia stata proprio di Capitan Merck, perdonami se sbaglio, Aldo, e ora si mette bene per il Chieri 2-1. Molto nervosa per il Montale perché non ha ritrovato, non sta ritrovando il giusto gioco, il giusto equilibrio che gli serve per andare a distruggere questo Chieri in questo set. Deve distruggere. E si riparte ora con Salvi che va a servire e non trova, per questione di centimetri in posto 5 il campo di Montale, quindi errore in battuta per Giulia Salvi, 2-2. Errore in battuta per Salvi e forse si sta rilassando un po' troppo il Chieri. Non deve fare questo errore, deve chiuderla qua sta partita. Mascherini va per Francesconi che riceve bene, apre tutto a Bersichelli per Moretto, tiene bene Brina dalla parte opposta, apre per Mascherini dalla seconda linea, Moretto va a intervenire, forse c'è dalla parte opposta, free ball per Montale, Tabarini precisa dietro per Belfiore che stoppa al braccio, Bersichelli lo va a prendere, Moretto deve gestire, vanno a stoccolarsi dalla parte opposta, Bottecchi deve alzare in bagger per Capitan Mark che stavolta tenta di trovare di nuovo il tocco sul muro ma il pallone schizza fuori, punto di Chieri 3-2. Dovuto da una difesa eccezionale inizialmente di Moretto, veramente incredibile, che dopo ha trovato difficoltà nella schiacciata ovviamente perché il pallone era difficile da schiacciare per poter far punto, ma poi errore completo del Montale che sta andando nel pallone, 3-2 per il Chieri. Ed è proprio Moretto che va a servire, Subrina che riceve bene, Tabarini apre in pipe per Mascherini che stavolta tira giù un attacco preciso, pulito in posto 6, va a togliere le ragnatele dal fondo campo della linea dei 9 metri e trova il 3 pari. Mascherini che è quella che ha fatto più punti per adesso nella compagine delle Emiliane, Margherita Mascherini. Merck ora va a servire Marco, riceve bene Francesconi, Bersichelli apre proprio per lei, tocca il muro, va ancora Marco a difendere, Tabarini apre dalla parte opposta per Brina, Agostino difende tutto, Bersichelli apre di nuovo per Francesconi che tocca il muro di Tabarini ma alla fine non c'è nessuno che va a difendere, quindi punto di Beatrice Francesconi 4-3. Che difensore Agostino, veramente incredibile, è andato a prendere un pallone eccezionale e poi ci mette la ciliegina sulla torta Beatrice Francesconi che porta il Chieri al 4-3. Ed è proprio lei che conquista il punto e va a servire. Flot, qualche difficoltà per Mark, primo tempo dietro di Belfiore, ancora la palla lì, Migliorini e Sogliani erano riuscite a tenere questa palla ma alla fine hanno guardato in mezzo al campo, la palla era dietro. Punto di Montale, 4 pari. Punto di Montale, come ho detto prima, da lì è difficilissimo tenerla in campo. Palla che va fuori. Ora l'Emiliane. Ed ora proprio lei, Silvia Belfiore, che ha guadagnato questo punto con una fast dietro la manuale. Lei che l'ha trovata più e più volte, trova però di nuovo un errore in battuta. Brutto errore in battuta, che è anche una delle giocatrici più in forma nella compagine del Montale, però Soriani dalla parte opposta riceve bene Brina, primo tempo di Manni e trova in posto 4 un attacco strettissimo, intelligente, elude il muro, bellissimo primo tempo di Giulia Manni in questo caso e punto di Montale 5 pari. Però stavo dicendo che la Belfiore ha comunque trovato anche qualche difficoltà essendo in forma, infatti l'ha confermato nell'errore in battuta di prima. Molto buono qua il punto di Manni che porta ora al 5-5 la gara. Tabarini va a servire, riceve in qualche modo Francesconi, Bersichelli apre tutto per Ilenia Migliorin che va a fasciare il pallone, gioca col muro, trova un muro out intelligentissimo, 6-5. Sì, una Migliorin che va a toccare il muro, out, 6-5, punto facile, punto semplice, Chieri deve continuare così. Sembra semplice ma a questo punto alzata perfetta di Bersichelli, lei sa che vuole il pallone staccato da rete, Migliorin va a trovare sempre l'impatto giusto e ora proprio Bersichelli va a servire su Mark che riceve bene, primo tempo dalla parte opposta, murata di Salvi, in qualche modo si lotta sotto rete, Agostino apre per Bersichelli dietro per Moretto che va a sfondare il muro, in questo caso di Mascherini Manni e trova il punto Sofia Moretto 7-5. Nulla da fare per Manni,
il punto di Moretto, ancora lei 7-5. Moretto invece è quella che ha fatto più punti per il Chieri oggi fino ad ora. Ancora Bersighelli che mette sempre in difficoltà a montare dalla porta opposta, riceve bene Marco in questo caso, apre dietro per Brina che alza sul muro, scavalca il muro e poi trova un tocco in questo caso o un'invasione. Alla fine Giulia Salvi va sotto rete e quindi c'è il punto di Montale, punto di Martina Brina che va ora a servizio 7-6. Punto di Montale magari anche fortunato, comunque gli va bene così, 7-6, buon per loro perché sennò il Chieri poteva prendere il largo. Martina Brina va a servire su Francesconi che riceve bene Bersighelli, primo tempo di Salvi che va a trovare un attacco pazzesco che va proprio a stampare in testa Capitan Mark e alla fine porta l'ottavo punto, che vuol dire primo time out tecnico di questo terzo set. Ancora avanti Chieri 8-6. Davide, che schiacciata di Salvi, veramente incredibile, stupenda questa schiacciata che possiamo dire forse è la migliore della gara. E tra l'altro mi piace sottolineare che il primo set sul primo time out tecnico era sull'8-6, poi Montale sul secondo set era avanti di nuovo 8-6 e ora terzo set di nuovo avanti Chieri 8-6. Praticamente equilibrio nella prima parte di tutti i set e poi alla fine finora Chieri si è portato avanti 2-0, vedremo come andrà, ma comunque i primi parziali dei set sempre equilibrio perfetto. Dai Boaldo, ho capito, domani vado a giocare 8-6 all'8 così magari vinco qualcosa. Questo 8-6 che si sta ripetendo sempre in questi primi tre set, sì, comunque molto equilibrio, ma più o meno devo dire, perché siamo 2-0 in discorso di set nella gara. È un Montale che comunque ha qualche difficoltà, non riesce a concludere alla fine, magari può partire anche bene all'inizio ma poi nelle fasi finali è sempre in difficoltà, forse anche dovuta a questo pubblico che ce la sta mettendo tutta per far vincere la propria squadra, che poi sono proprio quelli i punti decisivi dei set che portano alla fine il risultato a contare. Quindi il tabellone dice 2-0 Chieri ed ora si riprende dopo il primo time out tecnico. Ancora Ilenia Migliorin va a servire, battuta col saltino, riceve bene Bottecchi, Tabarini apre dietro per Mascherini, diagonale pazzesco, tiene Bersighelli, si guarda un attimo in faccia, perdono il tempo, Francesconi alla fine va a tirare giù un diagonale stretto che elude il muro e trova un diagonale potentissimo alla fine in posto, tra posto 4 e posto 5, trova un varco, una voragine nella difesa di Montale, punto Chieri 9-6. Francesconi, diagonale stretta stupenda, va a tre lunghezze di distanza, può prendere il largo il Chieri. Ancora Migliorin va a servire su Mark che riceve bene Tabarini, primo tempo per Manni che ferma il braccio, Bersighelli la va a prendere, Agostino deve alzare le imbagre per Moretto che va a trovare un varco tra il muro di Mark e Manni. In questo caso si erano aperte tra una e l'altra e Sofia Moretto è col mancino è andata a trovare il varco in mezzo a loro e punto ancora di Chieri. Coach Mescoli chiede time out perché qua dall'8-6 mini parziale di Chieri avanti 10-6 ora. Davide, Sofia Moretto incredibile che trova proprio adesso il tredicesimo punto della gara per lei, proprio lei che nella gara scorsa ha fatto 6 punti e ora 13, pensa un po', forse ha giocato anche un po' di più magari rispetto all'andata, ma veramente sta disputando una partita stupenda Sofia. L'hai chiamata ora, infatti lei sta giocando titolare mentre all'andata, tra l'altro andata di gara 1 che potete rivedere sul nostro sito del Black Studio Sport Live commentata da Gabriele Giovani che ora è allo speaker qua sotto di noi, ma ora si riprende con Migliorin che va a servire su Bottecchi, qualche problema Tabarini, apre tutto per Mark, tocca il muro, Agostino la va a prendere, Bersighelli apre per Francesconi, tocca ancora il muro, Bottecchi precisa per Tabarini, di nuovo per Capitan Mark, stampatona ma Bottecchi è lì a prenderla, sempre lì, ancora per Mark, lungolina però in questo caso che va out e quindi c'è ancora punto di Chieri, stavolta Capitan Mark non ha trovato il campo e quindi 11-6 Chieri. Punto di Chieri, Mark però che è il capitano, è quella che deve far salire la squadra, quella che deve far giocare meglio la squadra, oggi non sembra per niente in forma. Ancora il servizio di Migliorin, sempre su Capitan Mark, Tabarini apre dietro per Mascherini che trova un diagonale stupefacente, va ad incrociare in posto 1
trova una zona sguarnita del campo. Davide, fammi sottolineare, diagonale pazzesco. Diagonale pazzesco, ottimo Mascherini. Gli va bene al Montale, che adesso deve assolutamente accorciare questa lunga distanza. Manni dalla parte opposta va a servire, riceve bene Agostino, Berschelli apre per Francesconi che ferma il braccio, forse il pallone è caduto ma fa giocare l'arbitro. Allora Salvi, precisa per Berschelli che apre di nuovo per Francesconi e stavolta viene murata di nuovo lei da Mascherini. Ancora punto di Montale, due punti di Mascherini, si avvicina Montale 11-8. Sì, prima a me sembrava che aveva toccato per terra, invece no, l'arbitro ha visto diversamente. Mascherini però stupenda con quel muro. Possiamo dire che è la più in forma della squadra emiliana, della squadra modenese. Ora c'è un attimo di pausa per di pausa. Ripulire il campo dopo questi tuffi fantastici. L'hai sottolineato tu, forse il pallone aveva toccato il campo ma l'arbitro ha fatto giocare. Alla fine stampatona di Mascherini che trova il secondo punto consecutivo personale che porta il risultato su 11-8 e di nuovo Gilda Manni va a servire per Montale. 11-8, Gilda Manni, proprio lei adesso che deve riaggiustare le redini di questa partita. Riceve bene Agostino, Berschelli apre dietro per Moretto che tenta di trovare un tocco ma in questo caso in lungolinea va dritto per dritto ed è out. Punto ancora di Montale, 11-9. È out, deve stare attenta ora il Chieri perché sta accorciando le distanze la squadra emiliana, sta recuperando, 11-9. Manni va di nuovo a servire su Agostino, Berschelli apre tutto per Francesconi che trova una diagonale fantastica e tra Manni e Brina si guardano in faccia, nessuno la va a prendere e trova un punto bellissimo con la diagonale in posto 5 e finalmente Chieri si risblocca dopo un mini parziale di Montale, quindi 12-9. Ma non è sempre domenica, anche Beatrice Francesconi ora mette a segno questo 12° punto del terzo set. Salvi va a servire su Brina che ha qualche difficoltà, Mascherini deve alzare in bagra dalla parte opposta per Capitano, Mark che deve gestire, Migliorin la tiene, Berschelli forse pasticcia in qualche modo, Bottecchi non ce la fa, ma in questo caso devo sottolineare che prima sembrava che il pallone fosse caduto, stavolta secondo me era stata una difesa sensazionale di Ilaria Bottecchi, ma ora attenzione, rosso per proteste, in questo caso per Montale, attenzione qua, Mark va a protestare sotto l'arbitro, qua panico in questo caso, oggettivamente Davide a me sembrava che il libero di Montale, Ilaria Bottecchi avesse fatto un salvataggio miracoloso, ma l'arbitro ha dato il punto a Chieri. L'arbitro ha dato il punto, forse anche perché si era accorto che prima aveva toccato per terra, però non devi rimediare. Attenzione ora. C'è il rosso di Merck che è stata veramente molto ingenua ad andare di nuovo sotto l'arbitro. Ed ora il secondo arbitro urbano è andato a chiedere proprio al primo arbitro, Riccardo Lucini, a chi avesse commissionato questo cartellino rosso che, lo ricordiamo, per la pallavolo è punto quindi per Chieri, quindi 14-9. In questo caso Montale non deve perdere la concentrazione perché qua si gioca la partita e quindi attenzione perché Chieri potrebbe prendere il largo. Intanto ci sono ancora proteste dalla parte opposta ma si riprende dopo questo cartellino rosso ingiusto a mio avviso. Salvi va a servire su Mark che riceve bene, primo tempo di Belfiore che va a stampare sulla spalla di Giulia Salvi che non riceve bene e quindi punto di Montale dopo questo cartellino rosso, 14-10. Disattenta ora qua Salvi, recupera il punto del cartellino rosso, però Montale adesso non sa, deve prendere con l'arbitro, deve cercare di giocarsela, cercare di recuperare questi punti persi e non commettere ingenuità. Può solo far quello, ma attenzione sulle parole, può solo riprendersi, deve fare la partita, deve recuperare. Mascherini va a servire sulla rete, quindi punto di Chieri, 15-10. Brutto errore di Mascherini che mi smentisce perché avevo detto che era la più in forma della squadra, ora a fare questo errore in battuta ci può stare comunque. Moretto va a servire su Marche che riceve bene, Tavarini apre proprio per lei, tocca il nastro, va a prendere Francesconi, Berschelli apre dietro per la seconda linea di Moretto che però si fa stampare in faccia da Mark Belfiore, esulta il capitano di Montale, 15-11. Il muro ottimo di Mark Belfiore che ha messo in difficoltà il Chieri e ora va a quattro lunghezze di distanza
la squadra emiliana. Proprio capitano va a servire su Migliorin, che riceve bene. Bersighelli apre il primo tempo per Soriani, la tengono in qualche modo. Mark deve alzare in bagger per Brina, che va a tentare un tocco sul muro, ma alla fine la palla schizza, tira un gatto che va sul pubblico del Pala Maddalene, e quindi si va sul secondo timeout tecnico di questo terzo set, avanti Chieri più 5, 16 a 11. Bruttissima questa schiacciata di Martina Brina, che è andata nell'out, 16 a 11 quindi per il Chieri. Però Brina che è un po' altalenante, no? Ha iniziato un po' male, poi è andata bene, ora di nuovo leggermente negativa. Quindi questo sa confermare la difficoltà anche mentale dell'Emil Bronzo. Invece Chieri, che sembra comunque essere in ottima forma, adesso è a 5 punti di distacco, 16 a 11, gli mancano praticamente 9 punti. Se ho fatto bene i calcoli. Stai già facendo il countdown per questo 3-0. Dici che Chieri porterà a casa il risultato. Dobbiamo anche sottolineare che dopo il cartellino rosso, comunque Montale aveva ritrovato subito il punto, si era fatta sotto, ma ora questo attacco sbilenco della Brina porta di nuovo il più 5 di Chieri, 16 a 11, e quindi potrebbe essere l'allungo decisivo. Sì, comunque Chieri che riesce a tenere sempre bene la guardia, forse aiutata dai tifosi. Si riprende con Francesconi che va a servire su Bottecchi, la pipe per Mascherini ed è sempre vincente questa pipe fantastica. Tabarini apre per Mascherini, che trova sempre il tempo giusto. In questo caso la Francesconi era andata a prenderla, ma non basta, 16-12. Proprio il type di Mascherini, che infatti prima avevo detto ci sta un errore, perché lei ha giocato veramente una grandiosa partita per il Montale, anche se sta perdendo. La servire la parte opposta, riceve Francesconi, primo tempo di Soriani, la tiene Manni sotto rete, Tabarini apre per Brina, diagonale, attenzione però in questo caso il secondo arbitro vede l'invasione di Capitan Soriani e quindi Montale si fa sotto 16-13. Montale che ora cerca di recuperare. Silvia Belfiore già pronta dalla parte opposta a servire, va su Francesconi che ha qualche problema. Agostino deve alzare dietro per Migliorini in bagger, diagonale pazzesco, la tiene in qualche modo Belfiore, ma free ball per Chieri. Bersighelli apre di nuovo per Migliorini, diagonale che tocca il nastro, ci va Marca a difendere. Tabarini apre ancora in bagger per Brina, difende bene Francesconi dalla parte opposta. Bersighelli di nuovo per Migliorini, Belfiore va a salvare tutto, ma la Brina che cosa fa in questo caso? Va ad alzare in bagger sull'arbitro e quindi è punto di Chieri 17-13. Da non crederci dopo la bellissima giocata di Silvia Belfiore, la bellissima difesa. Brina mi va a fare una cosa del genere? No, non ci credo, ha perso completamente la concentrazione la squadra ospite. 17-13 ora per il Chieri. Capitan Soriani va a servire, tocca sul nastro, Mark la tiene, Tabarini apre tutto per Brina che va a giocare col muro e si riscatta dopo il brutto errore di prima, trova un punto personale, va a sfondare sul muro 17-14. E adesso conquista questo punto Brina, che si rifà dell'errore di prima, 17-14. Ed ora cambio per Montale, entra Cigarini al posto di Manni, l'abbiamo già visto nel set precedente. Cigarini, alta 1,90, tenterà di erigere una muraglia per il cambio palla di Chieri. Ora servizio per il palleggio di Montale. Castellani Tarabini va a servire. 1,90 forse è la più alta del campionato praticamente. Insieme a Brina, infatti. Sì. Con la Nasari e anche la Brina sono alte tutte 1,90. Va a servire Tabarini. Francesconi che riceve bene, Bersighelli apre tutto per Migliorini, diagonale potentissimo, la tiene però Bottecchi, Tabarini apre di nuovo per Brina, stavolta il muro, tiene e alla fine tra Cigarini e Bottecchi non riescono a tirare su questo muro, ancora lei, Giulia Salvi, 18-14. Giulia Salvi incredibile, 18-14 si sta confermando e riconfermando dopo i 16 punti della gara 1, ora sta disputando una ottima gara anche se magari ha fatto meno punti, ma questo non conta, l'importante è giocare bene. Ed ora Bersighelli va a servire, Mark qualche problema, Giulia Salvi va a comandare sotto rete, l'abbiamo detto più e più volte, i servizi di Silvia Bersighelli sono sempre insidiosi e in questo caso Giulia Salvi va a fare il tap-in sotto rete 19-14. Bersighelli che mette in netta difficoltà, quasi un ace questo, ottima la Salvi, molto intelligente a metterla sotto e quindi netta difficoltà il Montale, 19-14, mancano 6 punti per il 3-0.
gara che si fa intrigante, gara molto bella, gara molto emozionante. Mi sta piacendo molto, Aldo, questa partita. Ed è di nuovo più 5 per Chieri, ma ora dopo la pulizia del campo coach Mescoli va a chiedere time out, perché qua la situazione, Davide, si fa critica per le ragazze ospiti di Montale. Secondo time out chiesto da me, da Mescoli, cosa può dire Mescoli alle sue? Mescoli deve assolutamente dire di ritrovare la concentrazione, di ritrovare la partita, giocare meglio in difesa ma anche in attacco, in alzata. 19-14, ora vedremo se la squadra di Mescoli riuscirà a recuperare questo divario. Ricordiamo che però Altieri mancano 6 lunghezze per vincere questa partita. Più 5 di Chieri e meno 6 dal terzo set, e Silvia Bersighelli va ancora lei a servire. Tocca sul nastro, Mark la tiene in qualche modo, Tabarini deve rincorrere, alza per Mascherini che va a toccare sul nastro e poi tentava di trovare una deviazione di Salvi, ma alza le mani, come dire, non ho toccato niente, quindi la palla schizza fuori, 20° punto di Chieri, 20-14. 20-14 e ne mancano 5, inizia il countdown per il match point. Bersighelli ancora lei, va a servire, sempre su Mark. Tabarini apre dietro per Brina, tocca il muro ma Agostino tiene bene, Bersighelli alza sotto rete, Migliorin deve buttarla di là, Bottecchi apre in bagger per Mascherini, deve gestire, Bersighelli va a difendere, Agostino in bagger per Migliorin, diagonale potentissimo, trova un diagonale stretto su Martina Brina che non riesce a difendere, la palla schizza fuori, punto di Lenia Migliorin, 21-14, Chieri sta dilagando ora. Diagonale devastante, possiamo dire le migliori in campo sono proprio Lenia Migliorin e Sofia Moretto, incredibile. E ora il Chieri ha ripreso proprio anche forza, coraggio, sta giocando in modo facile, ha perso completamente la concentrazione il Montale, in netta difficoltà. Bersighelli ancora leva a servire su Mark, Tabarini apre tutto per Mascherini, la salve e tiene, Moretto precisa per Bersighelli, apre dietro per Migliorin, diagonale ancora, la tiene in qualche modo ma free ball per Chieri, Bersighelli apre tutto, Moretto dalla parte opposta, diagonale strettissimo che trova in questo caso il punto per Chieri. Ci sono delle proteste perché da qua Davide forse era un po' fuori, cioè le facce perplesse di Montale in questo caso. Faccia perplessa di Montale, ma faccia perplessa è anche la mia, perché avevo capito che era andata fuori e l'ha vista diversamente l'arbitro. 22-14, quindi mancano 3. Sempre Bersighelli va a servire di nuovo su Mark, Tavarini apre dietro per Brina, tocca il muro, Francesconi difende, Bersighelli precisa dietro per Migliorin che va a sfondare su Mascherini e Cigarini, il muro non tiene. Ancora punto di Lenia Migliorin, 23-14, ed ora sembra tutto facile. E ancora Lenia Migliorin, 23-14, ne mancano 2. Il cartellino giallo per lei però, non ho capito come mai. Penso per l'esultanza un po' troppo veemente in questo caso. E ora dalla parte opposta c'è un cambio, rientra Giulia Scalabrini per Mascherini. Tenta in questo caso coach Mescoli di mischiare le carte, possiamo dire, in questo finale di terzo set. Sì, tenta di mischiare le carte, tenta il tutto per tutto, possiamo dire così, Mescoli. Partita che si fa ora difficile per lui. Meno 2 dal terzo set, che vorrebbe dire fine dei giochi. Chieri che passerebbe al turno successivo e Montale che andrebbe a casa in questo caso, quindi punti decisivi ancora lei, Bersighelli che va a servire su Mark che va in palleggio, qualche difficoltà. Apre tutto per Scalabrini appena entrata, difende Agostino, Bersighelli apre in pipe per Francesconi, tocca il muro ma salva tutto Tabarini, Bottecchi alza in bagger per Brina che gioca col muro di Salvi e Moretto, proprio loro che erano riusciti a trovare punti fantastici a muro, in questo caso la palla passa dietro di loro, non la guardano, non la trovano, ed è il punto di Montale che si sblocca, 23-15. Punto di Montale, dobbiamo dire che anche se Montale perderà comunque uscirà a testa alta, perché gli fa onore questa posizione, un quarto di finale, è riuscita a cedere ai playoff, è arrivata seconda nel girone in confronto invece all'anno scorso che è arrivata ottava e quindi non aveva fatto una prestazione come quest'anno. Si torna in live con l'attacco di Moretto, tiene bene Bottecchi, Tabarini apre dietro per Mascherini, score passa il muro ma la palla è altissima, non c'è tocco e quindi è il 24° punto per Chieri, 24-15,
possiamo dirlo, Davide, match point. Il match point, il match point, incredibile, mancano praticamente 9 punti. 9 punti deve recuperare ora il Montale. 24 a 15. C'ha 9 occasioni, 9 opportunità il Chieri per andare a firmare questa vittoria e accedere alla semifinale. Pubblico che sta scalpitando, vuole vederlo questo punto, vuole vedere questa giocata. Ora Torrese alla battuta, non si è visto. 9 match point, entra Torrese per migliorine, proprio Torrese va a servire. Subotecchi che riceve bene, Tabarini apre dietro per Mascherini, diagonale però fantastica di Mascherini che trova il 16° punto, la tiene ancora viva, ma ci sono ancora 8 palle match ball per Chieri. 8 opportunità, diminuiscono le opportunità, 24-16, attenzione a non perdere la concentrazione, occhio. Non può sbagliare la battuta Caterina Cigarini, è proprio lei, va a servire per Montale. Servizio profondo, riceve bene Agostino, Versighelli la apre in qualche modo per Moretto, alla fine scorpassa ma tengono la parte opposta Montale, apre di nuovo per Mascherini che gioca col muro, ma alla fine il suo attacco tocca l'asticella ed è fuori e quindi è festa grande per il Fenera Chieri 76 che vince 25-16 questo terzo set e quindi Davide 3-0, partita stupenda e l'ha chiusa subito. Col fiato sospeso questa giocata, ma è incredibile il Fenera Chieri, complimenti a questa squadra che devo dirlo merita la promozione in A2, va a sconfiggere 3-0 dopo una gara di andata 3-1 proprio a Modena. Sappiamo che per la pallavolo è complicatissimo andare a vincere fuori casa, ma è per il Chieri no. Ce l'ha fatta in modo devastante e oggi nulla da fare per il Montale che invece ce l'aspettavamo più determinante, più aggressivo, più cattivo per andare a chiudere e andare a portare tutto il discorso qualificazione in gara 3. Invece non è così, Fenera Chieri è troppo potente, ha messo il punto esclamativo, il punto esclamativo in questo quarto di finale, semifinale per il Fenera Chieri, cosa che non era riuscita l'anno scorso, ma quest'anno sì, possono festeggiare i tifosi del Pala Maddalene di Chieri, possono festeggiare i tifosi della pallavolo, perché dobbiamo sottolinearlo, qua a Chieri la pallavolo è il secondo sport dopo il calcio, se non il primo per qualche persona. Ed è festa grande qua in tutto il Pala Maddalene, fantastica prova di forza sia mentale che psicofisica delle ragazze di Max Gallo che alla fine hanno praticamente, lo possiamo dire, nel terzo set hanno dominato Montale. Dopo il cartellino rosso è andata un po' fuori dai giochi, si è persa per strada, alla fine comunque esce a testa alta da questa sfida, ma Chieri imbattuta nella sua casa, il Pala Maddalene, e quindi ora c'è danza per tutti, ma ci sono grandi possibilità per questo Chieri, per come sta giocando, di proseguire e andare avanti, Davide. Sì, veramente ha confermato il Chieri in casa di essere in gran forma, di non poterla battere, aiutata sicuramente dal pubblico, lo ripeto di nuovo, ma dobbiamo sottolineare le grandissime giocate di Sofia Moretto che è stata veramente la migliore in campo oggi, tanto che Ilenia Migliorin, Valentina Soriali che per quel periodo di tempo che ha giocato, di partita che ha giocato, è stata ottima. Però anche se Montale ha perso, devo sottolineare l'ottima prestazione di Mascherini, ma è l'unica veramente che è riuscita a fare una prestazione eccellente in quella, nella squadra, nella compagine delle Emiliane. Per le altre non è così. E quindi il Fenera Chieri 76 chiude il discorso qualificazione, quindi non si giocherà gara 3, quindi sarà anche un risparmio di energie per le ragazze di Max Gallo, ma andrà a scontrarsi con la vincente tra Eurospin Finerolo e Coveme San Lazzaro, che lo abbiamo detto prima, erano sull'1-1, ora avanti Pinerolo in casa di San Lazzaro, potrebbero portare la sfida a gara 3, quindi non possiamo ancora dirvi chi andrà a sfidare il Fenera Chieri 76, ma lo andremo poi a scoprire nel proseguo delle nostre telecronache a venire. Esattamente, avanti Pinerolo, incredibile, perché adesso si rischia una gara 3 e potrebbe portare la squadra che incontrerà il Chieri in semifinale in un stato fisico più basso, meno in forma rispetto al Fenera Chieri, che invece ha fatto solo 2 gare e è andata a chiudere la 3-0 molto brillantemente. E dunque siamo praticamente in chiusura ai ringraziamenti,
Ringrazio il mio compagno di avventura, Davide Lucchese. Grazie Davide per essere stato al mio fianco stasera. Grazie a te Aldo, mi hai fatto divertire, mi ha fatto divertire molto questa partita. Un saluto speciale va agli amici telespettatori di The Black e Studio Sport Live. Buon mercoledì notte. E ringraziamo ancora le riprese di Gabriele Lusco e la diretta radiocronaca di Eugenio Bertone. E quindi dal Pala Maddalena è davvero tutto, da Aldo Baiman e Davide Lucchese. Arrivederci alla prossima.